Revolution! Forza! 3, 2, 1. Ciao a tutti e benvenuti, io sono Alessandro e oggi insieme a voi qui dagli studi di Virgin Active Revolution sono pronto ad affrontare uno special workout ispirato dall'energia di Jeep. Quelli che andremo ad affrontare saranno 5 esercizi focalizzati sulla tonificazione e sul rafforzamento di tutto il corpo nella sua totalità e di tutte le catene cinetiche. Se siete pronti, io lo sono, la mia borraccia in alluminio con l'acqua è qui, il mio asciugamano è qui, ricordatevi di idratarvi in qualsiasi momento lo vogliate durante il workout. Se siete pronti con la carica di Jeep, iniziamo con il primo esercizio. Abbiamo il nostro tire, abbiamo la nostra ruota, il primo esercizio è un tire flip, forse l'esercizio che più contraddistingue questo attrezzo. Quindi, da questa posizione noi andremo a coricare la ruota a terra, posizionandola davanti a noi, posizionandoci davanti alla ruota. Tutto quello che andremo a fare in questo workout, visto che è un workout concentrato sullo strength, saranno 12 ripetizioni ogni esercizio. Durante il workout io ti andrò a dare quelle che sono le regressioni ed eventualmente le progressioni per ogni esercizio. Primo esercizio, tire flip, io ho la ruota a terra, non devo fare altro che combinare due movimenti, che è un movimento di stacco insieme a un movimento di spinta. Quindi da questa posizione ci avviciniamo alla ruota, senza rimanere troppo lontani da lei. Una volta impugnate le maniglie, vado ad eseguire quello che sarà uno stacco per poi spingere la ruota a terra. Spingo forte coi talloni a terra, distendo gambe e schiena completamente e porto la ruota in avanti. Vado avanti, ripeto l'esercizio alla stessa maniera. Se ho spazio, un'altra variante di questo esercizio è quella di poterlo fare in avanzamento. Qui il mio spazio magari è ridotto e quindi io la porto avanti, giro intorno alla ruota e vado a staccare. Stacco, spingo. Questi sono i due movimenti importanti. Cosa non fare durante questo tipo di esercizio? Non andare ad accentuare la tua cifosi dorsale, altrimenti andiamo a farci male. Non stare troppo lontano dalla ruota quando la vai a staccare. Quindi piedi molto vicini in maniera che la spinta sia verticale, sì? E non in avanti. Da questa posizione stacco, mi riempio bene i polmoni d'aria, boom, e la vado a spingere in avanti. E andiamo avanti, 12 ripetizioni ogni esercizio. Prendo, stacco, una volta presa confidenza, prendo velocità, vado, inspiro, prendo le maniglie, stacco e vado avanti. L'ultimo insieme, a terra, sedere indietro, scapole addotte, stacco e spingo. La riportiamo indietro per l'ultima volta, prendo aria, stacco e spingo e ci siamo. Secondo esercizio, questa volta andremo a lavorare principalmente sulla parte, sulla catena cinetica anteriore, sui nostri pettorali. Andrò a sollevare la ruota, mi siedo a terra e infilo le gambe all'interno del foro della mia ruota, del mio tire. Coricandomi, accompagno la ruota verso di me. Potrei scegliere se tenere le gambe tese, leggermente piegate, ma comunque saranno per forza sollevate da terra. Da questa posizione non devo fare altro che avvicinare i gomiti al pavimento, inspiro, butto fuori l'aria, prendo aria, butto fuori, cerca di percepire la spinta che parte dai pettorali, coi tricipiti che come muscolo sinergico vanno ad aiutare il movimento, le curve della schiena rimangono, le normali curve fisiologiche della schiena, inspiro, butto fuori l'aria, cerca di percepire un piccolo spazio sotto la tua zona lombare. Prendo aria, butto fuori, prendo aria, butto fuori, andiamo a fare l'ultimo insieme, piego, distendo, finito l'esercizio vengo su e posiziono la ruota di nuovo in verticale. Ricordati sempre, durante l'allenamento, l'acqua c'è, idratati, fallo ogni qualvolta ne sentirai il bisogno, ok? Ora, procediamo con il nostro terzo esercizio. Abbiamo lavorato principalmente con la parte superiore del corpo, con i pettorali, adesso andremo ad eseguire il classico degli esercizi con il tire, ovvero i deadlift. Andiamo a posizionare la ruota esattamente in questa posizione con le maniglie comode alla presa. Una volta posizionati i piedi che cadono esattamente sotto il bacino, non faccio altro che
flettere le anche, flettere le ginocchia, busto leggermente in avanti, scapole addotte, aggancio le mie maniglie, mi riempio bene d'aria, l'obiettivo è quello di spingere via il pavimento coi talloni. Scapole addotte, prendo aria, let's go. Butto fuori, appoggio a terra, ricarico, prendo aria, butto fuori. Cosa fare? Attenzione durante questo esercizio: non partire con le braccia flesse, altrimenti il movimento di stacco andrà a darmi molto fastidio, soprattutto la parte alta, spalle, trapezio. Da questa posizione, braccia tese, non avvicino le ginocchia tra di loro, non allontano le scapole tra di loro, e una volta mantenuta la posizione perfetta, sguardo in avanti, e quando vengo su, là, sguardo a terra leggermente avanti e vado, e via. 12 ripetizioni, stacco, prendo aria, butto fuori, prendo aria, mi riempio bene, la butto fuori solo una volta terminato l'esercizio. Se il peso del tire è troppo per te, non ti preoccupare, concentrati sulla parte concentrica del movimento, ovvero di salita. Prendo aria, non me la sento di controllare la fase di ritorno, ovvero eccentrica. Lascio andare, non succede niente, fatto apposta. Riprendo, inspiro, stacco, lascio andare. Oppure continuo di seguito, prendo e vado. Ultimi tre insieme, ultimi due, ancora uno. E fuori l'aria, là. Finito questo esercizio, diciamo che siamo a metà. Abbiamo superato di poco la metà. Io mi idrato, fatelo anche voi, sempre. Dopodiché andiamo a concentrarci su quello che è un workout principalmente per gli arti inferiori. Pistol squat, lo conoscete, sì? Deriva dallo squat. Quindi il mio approccio sarà quello di seduta sulla ruota. Se ci toccasse fare un semplice squat, da qui dovrei soltanto salire e tornare giù. La schiena mantiene questa posizione, non perdo le mie curve, non mi do nessuno slancio. Ma a noi oggi non tocca lo squat, a noi oggi tocca il pistol squat. È uno squat unilaterale. Da questa posizione, gamba tesa, posso appoggiare il piede a terra, braccia avanti che mi aiutano, spingo e la spinta è verso l'alto e ritorno giù. Questo mi aiuta, butto fuori l'aria e ritorno giù. Ma il nostro pistol squat, quello vero, prevede la gamba tesa col piede sollevato da terra, braccia in avanti, fuori l'aria, inspiro, butto fuori l'aria, inspiro, butto fuori l'aria. 12 ripetizioni, vado a cambiare, prendo aria, stesso lavoro dall'altra parte. Cosa non fare durante questo tipo di movimento? Non darti la spinta, non ondeggiare per poi risalire, ma parti da qui, piuttosto piede a terra, schiena bella dritta, prendo aria e butto fuori. Scendo giù, prendo aria, butto fuori. Ultimi due insieme, butto fuori, ancora uno e stop. Le gambe cominciano a farsi sentire, è il momento di spostare, diciamo così, tutto il sangue che è finito qua giù, di nuovo qua su. Ultimo dei 5 esercizi di questo special workout ispirato a Jeep e all'energia di Jeep saranno i push up con i piedi sopra la ruota. Quindi una volta che la mia ruota atterra, la mantengo qui, poggi i piedi, mani a terra, il corpo è teso. Da questa posizione le mani cadono perpendicolarmente sotto le spalle, non accenno a scendere giù col bacino, contraggo l'addome, contraggo i glutei e ombelico in dentro, inspiro, fuori l'aria, prendo aria, butto fuori. L'idea è arrivare a sfiorare il pavimento per poi distendere, inspiro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria. Cosa non fare durante questo tipo di push up? È un lavoro che prevede l'attivazione del pettorale, soprattutto la parte più alta del petto. Quindi quando eseguo questo movimento, sia nella fase concentrica che eccentrica, non accentuare la curva lombare, non scavare, andare a infossarti in mezzo alle scapole, mantieni sempre le scapole belle lontane tra di loro, inspira e butta fuori. E visto che ci siamo, gli ultimi 5 li facciamo insieme. Ultimi 4, fuori l'aria, gambe tese. Ultimi 3, ultimi 2, ancora 1. Finito l'esercizio, appoggio le ginocchia a terra e ci siamo. Io
come al solito sudo per quello che mi idrato. Questi sono i 5 esercizi di questo special workout ispirato all'energia di Jeep. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a voi, grazie a Virgin Active Revolution, grazie a Jeep e alla prossima. Ciao!